Eccoci qui, 9 i minuti trascorsi dopo le 8, buon mercoledì 15 di giugno 2011, buongiorno, perché arriva in ritorno, in voce, la splendida e brava Valentina Gatoni. Buongiorno Vale. Buongiorno a te David, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. In questa mattinata di mercoledì 15 giugno, un fantastico sole, purtroppo l'argomento che andiamo a trattare ora, insomma, non è così allegro come il bel tempo di oggi, in realtà. Perché torniamo a parlare dell'allarme di Ossina. Noi seguiamo, insomma, le inchieste di giornaletismo.com. Salutiamo, diciamo, Alessandro D'Amato, il direttore, e tutti i colleghi che vi lavorano, sì. Esattamente, siamo molto attenti al loro lavoro, che troviamo assolutamente vero e trasparente. E ieri siamo soffermati su un'inchiesta, l'ultimo allarme inquinamento da diossina in Romagna. Parliamo di Forlì, ma parliamo di Forlì e ne parliamo a Roma, perché in realtà Forlì potrebbe essere Roma, sì, domani, insomma. Sì, quindi sì. A casa, io penso sempre che alla fine ogni città è la casa di tutti, questo dovrebbe essere il punto cardine. Parliamo dell'allarme di Ossina, che è l'ultimo in ordine temporale, ma è da tanto tempo che si lotta a Forlì per la lotta proprio agli inceneritori. La polemica proprio sull'inceneritore va avanti da diversi anni e molti sono i cittadini che protestano appunto contro questa soluzione di smaltimento, che nel breve termine sembra essere conveniente, però poi soprattutto da un punto di vista economico, ma sul lungo termine è soprattutto dannosa per la salute. Tanti sono stati gli studi e le conferme di questo. Ne parliamo in maniera più approfondita con la giornalista che ha trattato l'inchiesta, la dottoressa Lu Del Bello. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno dottoressa Del Bello e grazie per aver accettato il nostro invito. Tra l'altro torniamo a parlare personalmente di quella che è la situazione a Forlì, due inceneritori. Ricordo la storia del piccolo Massimiliano Gardini che seguimmo con mamma Gabriella e papà Andrea, insomma le polveri inorganiche che vengono liberate nell'aria dal processo di smaltimento quando si sceglie la combustione per far questo. Lei ci ritorna con decisione, con piglio, e le lascio subito la parola per evadere una mia curiosità che credo è nell'intendimento dell'opinione pubblica poi quella più generale. Da 5 anni a questa parte, da quando si è levato questo velo di omertà, di silenzio e di ostracismo sulla vicenda, si sono fatti tanti passi avanti in termini di divulgazione e di informazione, che oggi possiamo stimare grazie a lei in che termini? Quanto la gente è informata e quanto si è coinvolta su questo fronte? Ma in realtà la gente è veramente poco informata, cioè gli studi ci sono stati e sono stati anche, insomma, hanno prodotto risultati molto allarmanti. Però io stessa, quando sono andata a vedere in modo un po' più approfondito come stavano le cose a Forlì, e ricordiamoci che Forlì è una zona chiave, perché è una zona in cui vengono prodotti molti dei prodotti che in Italia si mangiano, cioè i polli, le uova, è una zona principale per la zootecnia in tutta Italia. E insomma, quando sono andata a vedere qual era la situazione, ho scoperto dei dati veramente sorprendenti. Partendo proprio dal 2007, quindi già 4-5 anni fa, in cui è stato condotto questo studio epidemiologico che ha dato dei risultati allucinanti. Pensate soltanto un numero per tutti, che l'indagine ha coperto un'area di 3 km attorno all'inceneritore, e in quest'area, su un periodo di 5 anni, sono state riscontrate 116 morti di donne, oltre la quantità stimata, quindi oltre la media che si poteva prevedere. Consideriamo che uno studio epidemiologico in genere copre un'area molto più grande, quindi avendo lavorato solo su un'area così piccola, questo significa che l'incidenza di morte è molto grave, è molto più grave di quanto potrebbe essere in uno studio che copre un'area più grande, chiaramente. Mi ricorda l'inizio del suo intervento un altro intervento del noto oncologo, il professor Veronesi, quando da Fabio Fazio gli si chiese quant'era l'incidenza in termini di impatto e di nocività da parte degli inceneritori sulle aree di prossimità. Lui disse pari allo zero, non so se ricorda lei, dottoressa Del Bello, quel momento. Vogliono chiudere le televisioni, io mi auguro che ne aprano una nuova, magari dove troviamo lei, Alessandro D'Amato e tanti giornalisti, che insomma tutti questi scrupoli e questi eventuali imbarazzi nelle relazioni con i grandi alla Umberto Veronesi non li vivono. Il mio punto di
osservazione iniziale era quell'attenzione che comunque è cresciuta con una sensibilità a volte non determinante rispetto all'attenzione sociale con la quale si muovono altri paesi d'Europa. Però in questi 5 anni, grazie a colleghi come lei, si sono fatti passi avanti, c'è stata un'informazione diversa, i meetup, simpatie politiche a parte, il meetup di Grillo si è mosso molto, voglio dire, e questa è una condizione che ha un po' determinato il coinvolgimento di altri parti politiche, istituzionali e sociali della città di Forlì. Detto questo, va sicuramente sottolineato come poco, e lo fa giustamente lei, rispetto all'attenzione che si dovrebbe porre alla vicenda. Sì, in realtà è vero che dei passi avanti ci sono stati, sicuramente anche a causa purtroppo delle vicende del Sud. Oggi quando si parla di diossina il grande pubblico sa di che cosa stiamo parlando. Non tutti sanno come funziona la diossina, cioè si pensa che sia una sostanza che viene fuori dalle emissioni gassose che sia nociva, ma come tante altre, come possono essere le PM10 o altre cose. In realtà la diossina è molto più pericolosa perché, vabbè, ovviamente è altamente cancerogena e questo è risaputo, ma soprattutto è una sostanza che si deposita, che quindi non viene processata, non viene smaltita dall'organismo come altre sostanze e non viene nemmeno respirata per lo più, viene anzi depositata al suolo e passa attraverso le piante poi negli alimenti, quindi può passare attraverso il foraggio che gli animali mangiano che contiene magari diossina, la quale si deposita nell'organismo degli animali e poi nel loro latte, nelle loro uova e ovviamente nella loro carne. L'esempio che ho usato io era quello del pesce piccolo che viene mangiato dal pesce grande. Ovviamente in una catena del genere, se il pesce piccolo contiene numero 1 di quantità di diossina, per dire, il pesce grande ne conterà 100 perché ha mangiato 100 pesci piccoli, e così l'uomo. Certo. Consideriamo infatti che queste ultime ricerche che io cito nell'articolo e che sono condotte dall'ISDE, che è un'associazione di medici ambientalisti. Cioè, tra l'altro fa riferimento a una persona a me cara che saluto, la dottoressa Patrizia Gentilini. Sì, che un po', insomma, è stata, ha avuto la pazienza di spiegarmi un po' a me, che non sono nel ramo, e quindi a tutti i lettori come funzionano queste cose. E loro hanno condotto su Forlì questa ricerca in modo autonomo, tra l'altro spendendo molti soldi perché questi esami sono costosissimi, e però ci hanno messo così le risorse di tasca loro e hanno verificato che ad esempio anche nel latte materno era presente una grandissima dose di diossina in mamme che abitavano nelle vicinanze dell'inceneritore, precisamente a 800 metri dalla struttura, e a 2 mesi e mezzo dal parto presentavano nel loro latte una dose doppia rispetto a quella a norma di legge. Quindi pensiamo che proprio a partire dai primissimi mesi della vita un bambino viene bombardato con queste sostanze tossiche, che tra l'altro, se sono dannose per una persona adulta che si è già sviluppata, su un organismo così delicato in crescita come quello di un bambino piccolo, ma anche di un adolescente, possono avere degli effetti incalcolabili ancora, certo. Ancora poco si sa. Lu, grazie per il tuo intervento, che noi poi chiuseremo suffragandolo anche col contributo appunto della signora Gardini all'epoca di quell'intervista, di quel filmato mandato poi dai colleghi della Sette. Massimiliano era ancora vivo, morì a 11 anni di lì a poco. Grazie Lu, complimenti, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie, buona grazie giornata, a Lu del Bello di Giornalettismo. Il filmato, un filmato d'archivio, ci dà la dimensione ancora una volta di quanto sia drammatico l'impatto Valentina delle polveri cosiddette inorganiche, le nanopolveri, sull'ambiente. Queste derivate anche dal processo di smaltimento rifiuti per combustione. Mi auguro, Callindo, già se ne parla poco, mi auguro davvero di cuore che questo voto così popolare, così sentito di domenica e lunedì scorsi, con un esito altrettanto meraviglioso, possa davvero accendere le coscienze di chi dovrebbe interessarsi, attraverso la politica e non solo, al bene comune. Sentiamo questo servizio. Forlì, in città ci sono 2 inceneritori, uno per rifiuti ospedalieri, l'altro per rifiuti urbani in via d'ampliamento. Gabriella abita con la sua famiglia a pochi chilometri dagli impianti. Vedi il camino là?
Qualche anno fa, improvvisamente, suo figlio si ammala. Natale 2005, il bambino un po' di febbre, un po' di vomito, aveva all'epoca 8 anni e mezzo. Il 2 di gennaio il bambino, fra virgolette, grazie a questo virus gastroenterico, si blocca e non riesce più a far pipì. Dall'ecografia emerge una prostata di dimensioni abnormi. Ovviamente a quel punto lì la mente corre a livello angoscioso, ovviamente ha un tumore, e dopo la biopsia passano pochi giorni e l'esito è definitivo, certo. Si tratta di un nome assurdo che non avevo mai sentito nominare, un rabdomiosarcoma embrionale dei tessuti molli alla prostata. Una patologia che per un bambino è molto rara, si parla di 7 bambini per milione, e quindi da qui l'inizio di una via crucis, diciamo. Ma c'è una relazione tra la presenza dell'inceneritore e la malattia del bambino? Gabriella e il marito fanno curare il bambino nei migliori ospedali d'Europa. Questi sono solo gli esami del sangue fatti fuori dall'ospedale. Questo è, diciamo, la cartella clinica dove c'è il succo dall'inizio alla fine, dalla diagnosi ai dischi degli esami, di quello che è. Alla fine, a Modena, attraverso un esame molto complesso, viene scoperto qualcosa che nessuno si aspetta. Risultato che nelle biopsie del tumore di mio figlio c'erano delle particelle sferiche di metalli pesanti da combustione, fra i quali c'era il tungsteno. Il tungsteno si trova nelle lampadine, non esce dal tubo di spaccappamento di un motore diesel o benzina. C'era l'acciaio, c'era di tutto, cadmio, cioè cose che presumibilmente potevano essere usciti da un inceneritore. Noi di fatto abbiamo fatto un esposto nei confronti di ignoti. Ad aprile la procura di Forlì apre un fascicolo. Vuole accertare che cosa è successo. Sotto indagine finiscono i 2 inceneritori della città che ai giornali dichiarano: siamo sereni, gli impianti sono sicurissimi. Le parti nominano i periti per capire se c'è una correlazione fra emissioni degli inceneritori e malattia del bambino. Dopo l'estate il giudice deciderà se rinviare a giudizio o archiviare il caso. E speriamo che la legge faccia il suo corso e che qualcuno ci dica perché c'erano queste cose dentro il corpo di un bambino. Adesso il bambino è tornato a scuola e comincia a stare meglio. Le chemioterapie hanno risposto bene. Magari qualche chilometro più in là c'è un altro bambino che si ammala. Qualche chilometro più in là c'è qualche bambino al quale magari non va così bene. Poi perché in tutti gli studi dobbiamo guardare quante persone sono morte? Vogliamo guardare quante persone si sono ammalate? Quanta sofferenza c'è dietro tutto questo? Trovare un rapporto di causa-effetto fra precisa fonte di inquinamento e malattia è molto difficile.